Acqua. Acqua è vita. E come spesso accade, l'uomo inventa. L'acqua di Prato si chiama Bisenzio. Poco prima di toccare la città, il suo letto si allarga e la sua corsa rallenta. Da qui venne ricavato un canale. Circa 50 km di gore, lungo le quali si trovavano tanti cosiddetti opifici idraulici. Da quest'acqua provenivano i panni commercializzati in tutta Europa e non solo. Uno di questi, conosciuto come la gualtiera di Coiano, era attivo fino a circa una ventina di anni fa e lì si esercitava l'attività della follatura. Si inseriva la pezza nei due soppi. Il lavoro ce n'era anche troppo, eri gualando ed era poco. Prima si lavorava notte e giorno. E lì magari ci andava un ragazzotto e vedendo il vecchio follatore che lavorava, piano piano. Poi risciacquata e messo l'acido per fermare i colori. Mercoledì e venerdì si tirava il calletto lì e si annaffiava 4-5 da lì. La fabbrica era la modernità e la gualchiera era quello che rappresentava, diciamo, il passato. Prato ha una storia in tema di archeologia industriale. Abbiamo il reparto anche dei decapizi, tutto quello che serve per la parte lamiera, che completa la nostra produzione. Ci troviamo nel cuore pulsante della gualchiera, uguale a tutti i 50 opifici idraulici che fino dal XIII secolo erano installati nella piana di Prato. Noi abbiamo un valore enorme. Progettare il recupero della gualchiera di Coiano significa dare anche un sviluppo ulteriore alla storia di questa città. Io credo fermamente in questo futuro di Prato. La risorsa era quella, via. Ecco, era l'acqua, non c'è nulla da fare. Di lì si faceva tutto.